Buonasera, mi sa che non mi ero neanche mutato, magari avete sentito tutto ciò che ho detto nello starting soon. Buonasera, signore e signori. E benvenuti. Godo. Benvenuti È in una una gran. delle stream più speciali dell'anno, perché abbiamo MaxisOssom 92 in stream, in studio insieme a noi. Esattamente come il Yes. mese scorso per SummerSlam, ormai sta diventando molto poco speciale la mia È presenza sempre qua in realtà. speciale, Max, è sempre come la prima volta. Buonasera Ok. Kane, buonasera Nico. Mi dicono che ero muto, ok, meno male perché ho fatto anche un po' di dissing, mi sembra a qualcuno, non lo so, Un possibile. po' non Abbiamo lo arato so, praticamente l'intera community di wrestling italiana, ce la siamo presa un po' con tutti quanti, ma non c'è la registrazione, quindi possiamo stare tranquilli. non so se è vera questa affermazione, ma allora io devo subito dire una cosa. Il fatto che voi ora non stiate parlando mi fa capire che mi sentite, il che è bellissimo, perché per Certo. una volta è per una volta queste cuffie. Perché io sai, mi sono detto, magari mi sentite perché avevo il telefono in mano. E l'ultima stream, se ve la siete persa, recensione all-in e tier list difese di Gunther fatta il giorno prima del video di MaxisOssom 92. Io ho Il che è contattato ridicola. l'avvocato. Io è completamente ridicola questa cosa se ci pensate. Però no, non è stato fatto apposta. Però sì, fa ridere. Io sono in webcam, ma non è una webcam. Che Nel senso posizione che ho. sexy che hai, Giacomo. Grazie. Tra Arrapante. l'altro, Hai anche mostrato i questo. piedi senza donazioni Beatzel, che è un po' controproducente per il canale. Questo potrebbe essere rischio ban per vedere i piedi, eh. Ah, eccolo. No, no, non è assolutamente rischio ban da guardare il generatore COS, per fortuna, aggiungo io. Però sì, sono in questa posizione perché ho incastrato tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 asciugamani che sono su quella mensola lassù il telefono. Ho detto, dai, andiamo. Scusa, ma non hai il computer? Sì, ce l'ho, non lo uso. Vabbè, Tra l'altro, rudimentale, ragazzi, alla se Franchino. ragazzi, io tra l'altro lancio qui, se arriviamo all'hype train, già come eseguirà un altro splash. Esatto. Muori. Io Dovremmo mettere il posso punto sentirvi. canale. I punti canale. 100K fa uno splash, se non può farlo sul letto lo fa sul pavimento, si arrangia in qualche modo. Boh, mi ammazza. A parte che sul letto di casa mia lo posso fare a voglia, anche perché è un letto uno nuovo, due sdrogo. Cioè, proprio nel cartellino c'era scritto sdrogo, quindi intendo sia un materasso importante. E per questo motivo credo che fare uno splash o qualsiasi altra manovra, una TKO, a me piace farle, TKO a me piacciono. Quindi potrei fare una TKO, cioè, ho tanti cuscini e mio fratello in casa. Allora io volevo dirvi anche una cosa. Chat, voto vostro se non siete stati in stream l'altra volta, perché era stato in stream, non importa, da 1 a 10 se l'avete visto a AEW All In. Tu, Max, hai Sinceri, visto dai. qualcosa? Non ho visto assolutamente nulla di All-In. Godo. Ho visto però quello che è successo alla ex Sasha Banks, ora Mercedes Moné, nella conferenza stampa, che poverina è stata punzecchiata sulla sua situazione privata e ha fatto un po' uscire il peggio di se stessa a livello caratteriale, rispondendo Vabbè, al giornalista. giustamente, anche un po' Sì, ho cazzi visto suoi, anch'io. no? Sì, infatti, assolutamente. Cioè, perculatela per la stempiatura, che tra l'altro sto avendo che c'ho pure No. io ultimamente. Ma anche per il match non bellissimo con Britt Baker, perché ho letto comunque di pareri non eccelsi per il match con la dentista dell'AEW, quindi andarla a punzecchiare lì sul privato, sulla sua situazione personale, che ok, ne ha parlato pubblicamente, ma sono cazzi suoi nel senso. Sì, ma poi press conference dopo un evento, diciamo che magari c'hai una lista di topic da poter trattare prima del divorzio. Sì, ma è sempre bello come le conferenze stampa dei pay-per-view dell'AEW regalino magie. Sì, io ho visto anche clip di Tony Khan che si incazza e fa tipo tutta la storia del titolo FTW Vero? perché la gente gli diceva, bro, lo ritiriamo sto titolo farlocco, inutile. E vabbè. Gli piace. Sasha vs. Britt è stata la peggio forse. Probabile, probabile. Parliamo comunque di un evento che l'abbiamo detto e non ne parliamo anche in questa stream. Per carità, glielo risparmiamo a Max. È stato un Direi di ottimo no. evento.
No, buono, buono, per l'amor di Dio, buonissimo. Mi sono spostato. Però vi dovevo dire anche un'altra cosa. Sono Che c'è, contento per Maccone? Daniel Bryan, sono contento che Tony Khan abbia tirato fuori le palle, abbia detto ora tu vinci questo titolo, altrimenti ti immobilizzo e ti faccio mangiare un hamburger di vacca, Cosa hai porca detto? troia. Che cosa? Chat, ma che ha detto? Comunque, Ora la ragazzi, faccio persa, non abbiamo scusate. ancora fatto. Lo ha minacciato Daniel Bryan. Le mie fonti mi dicono questo. Chi sono le tue fonti? Aspetta, Vabbè. sub. Chi è? Ah, Giospe. Grazie, Ah, Giospe, per i sono 30 io, sono mesi. Giacomo 97. Ehi, bro, tutto quello che vuoi, cazzo! E andiamo! Hype train, Allora, i Tassassi 62%, ragazzi. Division. 4 minuti e mezzo, non fatelo morire. Grazie, comunque congratulazioni a Max, dice Dino, ehi Dino, vaffanculo, pezzo di Grazie. merda. Ma no, ma no, ma no, ma no. Andiamo! Rispetto, rispetto. Grazie, grazie Dai Max, adesso Allora, Road to Golden Button. Un paio d'anni. sì. No, non è. Come dicevo fuori onda, ancora non mi hanno contattato per darmi il Silver Button, figuriamoci quanto ci vorrebbe per il livello superiore, maledetti bastardi, ma questa è un'altra questione. Oh, Sì, vabbè. maledetti, maledetti. Felici tu Chelsea, perché? Ah, perché è la maglia del Chelsea? Questa maglia, sì ragazzi, Sì? questa maglia è che è vecchissima, ce l'ho da quando ero piccolo. Fino a prima di iniziare la dieta non ci potevo entrare perché ero troppo obeso, adesso mi sta benissimo, quindi Facciamo un po'. facciamomi Oh, i a proposito, complimenti. André, quanti chili hai perso? 34? Oia, 34. ottimo. Beh, ho tanti, ragazzi. Sono tanti. Il mio record, non ho mai fatto diete, però il mio record sta sui 12, quindi secondo me è un Ottimo ottimo risultato. risultato. No, non sono elettrico, è che in quel momento ho deciso, mentre mi stavo manovrando un po' le cose, di fare il Stavi coglione, ma ogni manovrando tanto mi va. cosa? A pezzo di merda, domani che sgozzo. Oh, iniziamo! Ma Vogliamo perché iniziare coi è pronostici? sempre così aggressivo ogni volta? Io non ho capito. Ogni volta no, oggi un pochino. Cioè, ti È devi la connessione calmare, che fa porca arrabbiare. troia. Hai ragione, porca puttana, hai ragione. Porca Madonna. Allora, no, vedi, adesso hai fatto una cosa che non dovevi Vedi, fare. Federico, esageri troppo. Tu esageri sempre. Non va bene. No, Sei un perché se no, coglione. capisci, Porco. manca Mattia e bisogna tenere alto. Bisogna tenere alto Ah, il livello, bestemmi per due, capito? quindi stasera. Sì, esatto. Ah, ecco perché. Ok. Sentite, chat, io vedo che una cosa prima di partire con. Penso che partiamo proprio con Bash in Berlin. Cioè, non proprio quello è. Sto scordato che no mercy, lo facciamo. Se va bene, non salta niente. Venerdì, andiamo. Allora, avevo visto prima un commento che mi ha. Eccolo, Ethan Sachs, Believe in Joe, Ethan put on some clothes, che è la canzone di Joe Hendry dell'ultimo NXT, se non sbaglio, perché gli ha fatto il concerto, gli ha fatto il concertino simpatico a Ethan Page, facendo vedere anche quando ha combattuto contro se stesso nel match cinematografico ad Impact, non in TNA, dove è finito con Ethan Page, finto che strappa il cuore a Ethan Page vero e muore. Vi vorrei dire che è una cosa che magari mi sono sognato, invece è una cosa che è andata in onda in pay per view. Divertiamoci tutti insieme. Grazie Vabbè, abbiamo visto la 2020. Final Deletion, non è che può, perché ci si può No, aspettare. ma guarda, guarda, non è assolutamente la cosa peggiore che ha fatto da tenere. Fanculo, oltre a questa cosa NXT, un'ultima cosa che volevo dire di NXT. Troppi match femminili, mi sono veramente rotti i coglioni. Io non è per fare quello che Misogino! vi pare. Non è per fare quello che vi pare, ma ragazzi, io ho visto NXT oggi, mi sono detto al terzo match femminile, oh, ma è Evolution o NXT? Non Basta si può donne. andare avanti. Ronda, Basta ricordiamolo, non ha donne. voluto fare il match con Becky Lynch a Evolution 2, quindi. Guarda, Revolution 2 ma magari poi avverrà per davvero, ma quello che ti devo dire io
inerente proprio ad Evolution, no Evolution, ma che cazzo me ne frega di Evolution, show di merda, però dovete sapere una cosa, il fatto che NXT è un grande show, ma quando vi dico che hanno dato così tanto spazio alle donne e è giusto o sbagliato, ne hanno dato un titolo in più apposta perché ce ne sono così tante. E allora la domanda si pone al principio: chi è che fa i tryout? Perché chi fa i tryout prende una cosa come l'80% donne e il 20% uomini. È vero che nel 20% ci hanno dato Oba Femi, però voglio dire, non c'è la gender equality, coglione di merda, e sto parlando a te che fai tryout, tanto se tu l'italiano lo capisci, lo sono sicuro. Pertanto devi stare molto attento, perché poi io mi incazzo e se sputo fatti qui ti arrivano, non perché ti stalkerò nei DM, ma perché sono importante. Avete capito, ragazzi? Avete capito? Figura di spicco nel wrestling mondiale, certo. Io sono comunque contento di molti match femminili perché molte delle ragazze di NXT sono parecchio talentuose e va bene così. Tra l'altro, dato che si è accennato leggerissimamente Oba Femini, io Max ho un popular opinion, io per quest'anno rivoglio la guerra tra Brand e Rose McDonald e NXT solamente per vedere Bron Breakker contro Oba Femini contro LA Knight per i titoli secondari. Solo per quello. Il resto per vedere LA Knight ucciso dagli altri due, quindi. Per te questo è un bonus, no? Sì, se LA Knight viene spetasciato da entrambi, puoi sì. Puoi tirartene? E no, che non te ne puoi tirare. Una cosa è vera, quella che ha detto il pastore Terry, che saluto intanto, saluto anche Cavallo e Capes, buonasera ragazzi. Ciao Cavallo. C'è stata Rosemary, è vero, una gran sorpresa di NXT, che c'è stata Rosemary, cazzo, io proprio bruciato, una knockout della TNA che ha fatto la storia di quella federazione che arriva da NXT, bello. Poi il fatto che abbia perso non è importante perché, ragazzi, devono fare Kelani Jordan contro Wendy Chu, hanno Mercy in Premium Main Event. Sì, caro. Che schifo, sì. Ma è nel kickoff o nel... Non lo sappiamo ancora, perché loro ogni tanto cambiano all'ultimo e spostano qualcosa. Ti ricordi Stand and Deliver, Joe Gacy, Sean Spears? Sì. All'inizio era main card, il giorno prima l'hanno messo nel kickoff. Quindi speriamo che sia nel kickoff. HBK, non facciamo boiate, non lo vuole vedere nessuno. Cioè, lo skipperei a NXT un match del genere, nello show settimanale. Sì, sì, certo, va bene. Lo dico qui, Andri perde per colpa di Josh Alexander. Carino capo, e se ridicelo venerdì quando facciamo i pronostici di No Mercy, però, perché adesso iniziamo con Bash in Berlino. Ho preso tempo e ora possiamo andare. E partiamo con il match che abbiamo già in grafica, quindi Mixed Tag Team Match, i Terror Twins, Damian Priest e Rhea Ripley contro Liv Morgan e Dirty Dominic Mysterio. Chi vuole iniziare? Facciamo iniziare Max, dai. Parto io. Mi stanno divertendo un sacco con questa faida. Il tradimento di Dominic ai danni di Rhea, SummerSlam l'ho adorato, mi piace molto la dinamica che si sta creando tra lui e Liv. E il match di coppia lo attendo anche con impazienza, sperando, ma questo è un mio cruccio personale, l'ho già detto un sacco di volte, romperò i coglioni su questo aspetto, però... Vorrei vedere delle azioni intergender, nel vero senso della parola. Voglio vedere un match mixed tag team match che se ne infischi della salvaguardia delle lottatrici nei confronti degli uomini, anche perché se c'è una lottatrice che se ne può battere il belin, per restare in tema, di queste regole di mettersi contro gli uomini, è Rhea Ripley. Vorrei vedere comunque Rhea Ripley che esegue una Riptide su Dominic e perché no qualcosa anche a parti inverse, mi piacerebbe, perché altrimenti non possono funzionare questi incontri. Tipo Max, vogliamo Damian Priest che fa una South of Heaven a Liv Morgan. Sarebbe fighissimo, perché vi ricordate quanto ci gasammo tutti quanti alla vista di Baron Corbin che esegue la End of Day su Becky Lynch? Bellissimo. È una scena rarissima vedere un uomo che comunque riesce a colpire e mettere al tappeto una ragazza nei Mixed Tag Team Match, ma quando succede la reazione è molto esagerata. Vorrei che succedesse qualcosa di simile, voglio quantomeno vedere che gli uomini non si faranno problemi a colpire una donna se la situazione lo richiederà.
per la vittoria vado ancora con il Judgment Day, per il fatto che il vero obiettivo, il vero nemico, anzi termine più corretto forse, il vero nemico di Damian Priest non è Dominic. Lui deve arrivare ad affrontare Finn Balor. E io mi aspetto che Balor un'altra volta freghi l'ex amico, Finn Balor per un'altra volta freghi Damian Priest. Poi magari a Priest contro Balor ci possiamo arrivare a Bad Blood, e il nome dell'evento calzerebbe anche a pennello. Però per Bash in Berlin mi aspetto un'altra vittoria di Judgment Day, di nuovo con Finn Balor ago della bilancia in sfavore di Priest. Ok. E Balor, vado io. Balor direi che lo vediamo al 100% sicuramente, però secondo me non sarà decisivo nel risultato. Secondo me vinceranno i buoni, e anche perché Rhea Ripley poi dovrà sicuramente riaffrontare Liv Morgan a Bad Blood, probabilmente in un Hell in a Cell, e secondo me ha senso che ci arrivi con una vittoria qui, anche per non far perdere due dei tuoi top face, dirò, in due pieli di fila. Quindi secondo me qua se la prendono i Terror Twins. E anche io ovviamente mi aspetto almeno qualche scambio intergender tra Rhea e Dominic. La Riptide la vedremo sicuramente, però anch'io mi aspetto qualche azione intergender, non solo tra donne che colpiscono uomini. Cioè vorrei vedere un pugno di Dominic a Rhea Ripley o roba del genere. Un frog splash. È più probabile che le piglia Dominic, però... Okay. Beh, le prenderà sicuramente. Dominic sicuramente le prenderà da tutti quanti, una Riptide non gliela toglie nessuno, però... Un minimo. Ad una certa dobbiamo arrivare anche alla risposta maschile. Lo so che sembra un inno al patriarcato, questo mio discorso, però non è possibile che ogni volta negli intergender gli uomini alzino le mani dicendo no, è una donna, non posso colpirla. Ma Cristo, sei in un match! Che poi, ragazzi, non è che stiamo parlando di... Non so, Zelina Vega, qui stiamo parlando di Rhea Ripley, cioè quella lì ci spezza in due solamente a guardarci, cazzo. Cioè, è lo stesso discorso che si faceva per Nia Jax quando ha subito l'RKO. Cioè, non è a quei livelli di imponenza, però insomma, siamo lì. Ma poi se vuoi veramente portare avanti il discorso della parità dei sessi, e volendo anche la forza del genere femminile che nonostante tutto resiste ai colpi maschili, è il wrestling, perché comunque è coreografato, non stiamo parlando di colpi reali, quindi sarebbe una gran bella immagine se una delle due donne in questo incontro subisse una mossa per poi comunque rialzare e continuare la battaglia. Però mi rendo conto che la WWE è ancora restia a questo discorso. Finché sono le donne che colpiscono gli uomini, ok, si può fare, ma a parti invertite si alzano le mani e meglio di no. A me piacerebbe vedere un'autentica parità dei sessi anche in questo tipo di incontro. La misandria. Lo so, è molto fraintendibile, molto fraintendibile, però non l'ho mai sopportato, è un mio cruccio, perché è fin troppo comodo caricare poi sui social Rhea Ripley che fa la Riptide a Dominic, ma a parti invertite Priest che ad esempio non si oserà colpire Liv Morgan, e invece no, dovrebbe, è comunque un match, è un mixed tag team match e darebbe risalto, orgoglio e valore a entrambi i generi. E poi per il Priest sarebbe anche più sensato colpire Liv Morgan, anche perché è da quando si è immischiata nel Judgment Day che sono cominciati i casini. Ah sì, lui era sempre sospettoso nei suoi confronti, assolutamente. La meretrice ha distrutto una famiglia. Ok, quindi Federico, tu chi dici come pronostico? La bionda e il mullato. I malvagi, ok. Il mullettato. E poi tra l'altro Dom, tagliati quei cazzo di capelli. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? No, è perfetto. Sì, ma il mullet è stato sputtanato, dai ragazzi. Ma lo porta benissimo. No, non è vero. No, non è più figo. Hai torto. Ma io quando vedo Dominic vedo i dubs, non vedo un... figo Cristo, vedo i dubs, porca puttana. Quel mallet più cresce e più diventa malvagio Dominic. Fa parte del personaggio. Ok, ci manca i dubs di merda. Cosa? Ci manca il parere del Tony Accini. Iniziamo vuol dire che i Terror Twins sono decenti,
come act, sono decenti come... li hanno trattati anche in queste settimane, perché si poteva scadere in semplicemente o vi menamo, basta, fine. E invece dai, pure tanto. No, no, comunque oltre al vi menamo anche a parole bene, ma immaginavo onestamente che non avrebbero avuto problemi, si muovono molto bene insieme Damien e Rhea. Il pronostico non è facile, eh? Il pronostico non è per niente facile, anzi io sono indeciso se in vista Bad Blood, dove credo francamente siamo tutti d'accordo nel dire ci sarà un Rhea Ripley, Liv Morgan titolato nell'Hell in a Cell con vittoria della Mami, almeno io credo che sia uno scenario molto condivisibile. Sì. Per questo motivo si potrebbe andare alla vittoria di Morgan e Mysterio a Berlino, ma cos'è che mi frena? Attenzione, mi frena il fatto che io ho delle vibes enormi di Balor e Ripley contro Beth Phoenix ed Edge. Oh, e lì vinsero i buoni e poi vinse pure il buono. Sì. Effettiva. Quindi in quel caso Edge, Beth Phoenix e poi Edge. Quindi io credo fermamente che Rhea Ripley vincerà la cintura Bad Blood, la linea il tutto, ok. Però potrebbero effettivamente dargli la vittoria anche a Berlino, ai Terror Twins, anche perché poi quando inevitabilmente andranno uno per la strada e uno per un'altra, ci devono andare un status già alto, perché è già alto, Priest ex campione del mondo, Rhea Ripley la donna più dominante dell'ultimo anno e mezzo in WWE, quindi è già alto. Se gli dà comunque altre vittorie in PLI, è chiaro che hai già un main eventer, main eventer lo sapevamo di già, e un main eventer più affermato possibile per tornare in quella zona lì, a Raw, SmackDown che sia. Quindi è complicato per questo motivo qui. Io voglio credere in Liv Morgan e Dominic Mysterio, vincitori. Quindi dico quelli. Però è tosta. Ok, questo me l'aspettavo, in realtà pensavo fosse scontato, ma aspettavo tutti sui Terror Twins, invece sono stato l'unico, godo. No, ci sono anch'io. No, ah. No, quello non avevo detto. No, niente, ok, ragazzi, mi stanco, vaffanculo. No, ha detto Liv e Dominic. Sì, avevi detto i malvagi. Sì. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Quindi, passiamo invece a... aspettate. Questo qui. Andiamo con il tag team match femminile tra Jade Cargill e Bianca Belair e Lea Noli Union o Alliance, come straminchia si chiamano. Mi raccomando, ripartire un sub almeno dopo mi sveglio. Buonanotte a tutti, grazie per sub e resub, donazione e beat. Ok. Federico, parta lei qua. Che questo match non mi frega un niente, non cazzo. Frega un cazzo a nessuno di questo incontro. Sarà la pausa esserci. Bagno, ragazzi, sarà la pausa bagno questa, ma però... il punto è che no, aspetta non c'è più bisogno della pausa bagno nei PLI WWE, perché tra ogni match ci sono 5 minuti di pubblicità, quindi è vero, non sì. Ti dico le unholy sto cazzo onestamente, perché non ci credo minimamente che le rivincano Bianca e Jade, anzi secondo me comincia a partire lo split, sì, perché onestamente che cazzo altro c'hanno da fare veramente. Eh sì, l'unico punto di interesse può essere veramente il fatto che da qui inizino con dei semini anche abbastanza importanti per poi portarci a Bianca contro Jade, presumo io, per WrestleMania 41. Sì, allora io fino a poco fa ero abbastanza convinto vincessero le buone, però no, effettivamente non avrebbe troppo senso ridargli i titoli. Sappiamo già che arriveranno a WrestleMania allo scontro uno contro uno, lo sappiamo da sempre, da quando c'è Jade Cargill in WWE, e secondo me vedremo nella vittoria delle Horny Union, come dice Dino in chat, vedremo coinvolte sia Naomi
che è Blair Davenport, e secondo me Naomi farà qualche cazzata, qualcosina, qualche errore di comunicazione, e iniziano così gli screzi, magari con Jade che si incazza con Naomi e vanno in fight da loro due, perché ovviamente non può partire già adesso la rivalità piena tra Jade e Bianca. Certo. Bello. Pensi però, io ogni volta che vedo Naomi, Jade Cargill e Bianca Belair insieme penso sempre solo al fatto che loro sono la stable di Bologna. No, io ogni volta che le vedo, pensa a te, a SmackDown o in PLE, penso voglio cambiare canale. L'oddio buono. Però no, senti, ora non so se mi sentite sempre bene, mi sono prima, se ti togli il cuscino dalla faccia ti sentiamo meglio. Quindi dici che adesso un pochino meglio che l'ho alzato? No? Fa sempre schifo? Sempre un po' una merda. Un po' basso. Va bene, ok, allora parlerò così a voce bassissima, va bene? Mi piace un sacco, vai. Buono, porco Dio. ASMR Giacomo. Sentite, le Anole Union avrebbero anche leggermente rotto i coglioni, ma allo stesso tempo Jade Cargill, porca puttana Jade Cargill. No, non è per essere cattivo, sia chiaro. Però io credevo che il performance center che fa i miracoli, non quello attuale, ci fosse ancora. Invece no. Jade Cargill resta molto molto limitata nel ring, non c'è nient'altro da dire, a livello di carisma non lo sapete adesso che ne ha, perché ne ha. L'aura ce l'ha sempre avuta, però è sempre carniata la Bianca. Sempre. Ora io credo che anche un match uno contro uno, come avete detto voi, sicuramente sarà bello. Però qui il pro a ridargli le cinture semplicemente è uno: prendere tempo. Di nuovo. E non credo sia il modo. Penso che ci siano altri tag team femminili che ne hanno un strino bisogno, per quanto di status ne dia il titolo di coppia. No, non lo dà, in realtà non lo dà per un cazzo, se proprio vogliamo dirlo. Il discorso è questo, quindi vincono le Anole Union o le Orni Union, Dino preferisce, vabbè, non lo so, da tanto. Ora Dino è arrivato anche Cop Mainz ieri al J Medical, quindi si starà spagando 3 secondi al giorno. Però vi posso anche dire che Jade Cargill e Bianca Belair hanno francamente sfasciato il cazzo, come ho detto prima, anche la ma non le Anole Union come entità, ma campionesse non sanno di nulla, non sanno né di carne né di pesce. Poi chiaramente il livello meglio del match può essere anche un po' più alto, perché sono due brave lottatrici, soprattutto Alba Fire. Però è giusto che in questo momento qualche tag team, che so che può sembrare merda, ma dare le cinture alla Pure Fusion Collective a Raw è più funzionale, è molto più funzionale. Poi magari non lo fanno, però intanto qualcosa verrà fatto con quelle dannatissime cinture di merda, odiate da tutti, ok? Quindi Anole Union per la vittoria. Bianca e Jade pian piano si divideranno, non entreranno in faida subito, ma in periodo Rumble qualche scazzo grosso c'è, e poi un turnil penso lo vedremo, e tra le due forse è meglio rimandare il, come l'ha fatto in AEW, Jade Cargill. Bianca difficilmente la turnerà esatto. L'open challenge di LA Knight e la difesa di Nia Jax a SmackDown, e sta roba è nel PLE, ci scrive Dinu. Vero. Mi viene da pensare non solo. A me sarebbe tanto, ma tanto piaciuto vedere Sheamus contro Pete Dunne a Bash in Berlin. Cazzo sì. O anche contro Ludwig Kaiser, se proprio c'è, cioè anche per includere un tedesco, perché c'era anche quella come fai d'avviata. Però qualsiasi di questi due incontri potevi metterlo, siamo in Europa, sì. Un match duro, sì, figo, sì, sì. E invece no, e mi viene forse da pensare che non abbiano inserito questo match al posto di altri, magari perché ci buttano il cambio di titolo per fare il twist, così magari in altri match non ci sarebbe stato il cambio di titolo. Boh.
Fatto sta che non ce ne frega un cazzo, quindi passiamo al prossimo. E qui i tre match un attimo più seri. Partiamo con quello che personalmente trovo il meno interessante tra i tre, seppur mi interessi comunque abbastanza, che è per il titolo WWE Undisputed, Undisputed perché non è più Undisputed, ce ne sono due di titoli però vabbè, Cody Rhodes contro Kevin Owens. Match che vabbè, allora, la storia per quanto semplice non è malissimo, cioè l'hanno appena avviata, è embrionale, non è nulla di troppo sviluppato. Però mi pare che la storia sia Kevin Owens che deve ritrovare il Fighting Spirit, deve ritrovare il Prize Fighter. Credo che il match sarà impuntato su quello. Magari con lui che tentenna per fare certe mosse, magari vorrebbe fare, che ne so, vedremo una scena dove ce l'ha per fargli la powerbomb sull'apron, ma non la fa perché gli vuole bene, o cazzate del genere. E la faida secondo me andrà avanti, quindi non si fermeranno qua. Ci sono degli snodi narrativi che sicuramente svilupperanno, uno dei quali è il turnil di Kevin Owens. Lo vedremo? Non lo vedremo? Lo vedremo qui? Lo vedremo più avanti? Il pubblico lo vuole, noi i fan lo vogliono, e Triple H sappiamo che quando i fan vogliono molto una cosa non gliela dà subito. Quindi anche quello è da capire. Capiremo le tempistiche. Secondo me non lo faranno qua. Secondo me questo sarà un match senza il turnil, senza appunto il turnil. Però vedremo un gran bell'incontro. Me l'aspetto sul livello di difese come quella, come la prima con Styles, magari più impuntata sul lottato. E il pronostico non credo sia in dubbio per nessuno, ragazzi. Credo che potremo dire tutti insieme Cody Rhodes per la win. No, veramente, ma diremo tutti insieme Cody Rhodes. Io però sono curioso di sapere se questa storyline da quindi rifangare come ha fatto Grace Water, vero? Sì, Grace Water, come ha fatto SmackDown, rivangare il passato da traditore, uomo del quale non ci si può proprio fidare, di Kevin Owens, e sia o meno intrigante, perché sì, c'è l'ipotesi, non è una sicurezza, però è un'ipotesi accreditata del ritorno ad essere un heel, un gran cattivone appunto, per Kevin Owens. Ma secondo voi, se avverrà, intanto se avverrà, primo, due, se dovesse arrivare, quando lo vorreste questo turnil? Bah, magari nella Road to Bad Blood, se vorranno fare il rematch lì. Però il problema è che turni il Kevin Owens, gli ridai lo spirito da cattivo, il prize fighter della prima maniera, quello che non guarda in faccia a nessuno pur di vincere un titolo, però poi va a perdere. Io non lo turnerei l'ormai Owens, anche per il racconto che stai facendo, ossia aver tirato in ballo tutti i suoi precedenti tradimenti, e il fatto che lui si sia anche scusato per quello che è successo. Si vede che comunque ha cercato di voltare pagina, ha cercato in questi ultimi periodi di essere una persona migliore e stringere delle amicizie. Non tornerei così tanto indietro con la sua evoluzione caratteriale, non lo farei tornare cattivo. È un po' come se quel passato appunto sia passato e ora si stia sforzando ad essere una persona migliore. L'incontro di Bash in Berlin io lo attendo non solo perché sarà un bell'incontro, ma perché penso sarà improntato dal punto di vista di Owens, in cui dovrà combattere oltre che con il suo avversario anche contro se stesso, contro i suoi istinti più marci che col tempo ha cercato di reprimere. Quindi non lo farai tornare cattivo, tutto qua. E se proprio si vuole un tradimento di quelli, oh mio Dio, cosa sta succedendo, ce n'è già un altro pronto per da far subire a Cody, che è quello di Orton. Però, vedi, Randy Orton Hill, cioè, sì, hai ragione, però non so se vorranno fare Orton Hill per il periodo che sta vivendo, cioè, è troppo amato in quella fase dove è
praticamente il veterano amato da tutti incondizionatamente. Quindi non lo so. Però potrei risponderti proprio perché è così tanto amato che non rischieresti nulla nel farlo diventare un cattivo, fargli tradire quello che è al momento il babyface di punta della compagnia. Un Cody contro Randy per la Royal Rumble me lo giocherei, e me lo giocherei assolutamente. Sono d'accordo con te, però allora almeno il primo match che faranno ce lo vedo come face contro face. Vai Federico. No, dicevo, secondo me lo vedremo anche per WrestleMania Cody contro Randy Orton. Ma poi quello che è volevo una dire possibilità. Volevo anche dire, ma sti cazzi che Orton si è amato, cioè lui come heel funziona 100.000 volte meglio, onestamente. Poi tra l'altro gli costerà la sponsor della Nutella, perché non credo che Nutella si voglia associare a un cattivo, però voglio dire, funziona molto di più da heel. Perché ora è vero, tu dici sì, è amato, cioè ha raggiunto, è sempre stato amato in realtà, da, cioè, o almeno più o meno dal 2016, che 2015-2016, cioè tolta la parte vabbè, che lo Yes Movement, ma perché lì sai, cause di forza maggiore, però Orton è sempre stato da quasi un decennio, da 10 anni. Beh, comunque in generale è un po' come per Cena, ormai si è preso giustamente anche lo status di leggenda ancora in attività, e quindi il pubblico, oltre che ad amarlo, lo rispetta per quello che ha rappresentato e perché continua a lavorare sostanzialmente. Sì. E nel momento in cui ti tira fuori un RKO out of nowhere, per citare il meme, su Cody, io comunque credo che il pubblico si presterà al volere della storia e lo fischierà. Di certo non andrà a rigettare un piano, anche perché di base abbiamo Cody, che comunque è il babyface della compagnia al momento, il babyface di punta della compagnia. Madonna, comunque. Non ti cazzare, Maccone. No, odia Cody. Penso di star vivendo lo stesso sentimento che i fan di Hogan hanno avuto quando Ultimate Warrior doveva diventare il nuovo volto della federazione. Lo rifiuto categoricamente. Per me sarà sempre sì il volto della federazione, anche dopo che si sarà ritirato. Non me ne frega un cazzo. Detto questo, dico Cody. Bello. Dai, Giacomo. Zesti. Sta a me. No, ho un po' di sonno, Mi è venuto sonno stando con la testa sotto i cuscini, in realtà. Incredibile, prima non ce l'avevo. Allora, Vince Cody, inutile stare qua a dire puttanate varie. Noi le diciamo per prendere un po' di tempo, come giusto che sia, abbiamo fatto un discorso che non era una puttanata. Perché è un discorso serio quello che poi ha definito anche bene Max, quello del far tornare o meno di nuovo Kevin Owens, cosa che anch'io sono d'accordo con lui, non farei più a sto punto. Owens ha fatto tanto da heel in WWE, ragazzi, anche ad NXT, anzi, NXT era tanta roba, il vero puro prize fighter. Poi il debutto, ma vogliamo parlare del debutto di Kevin Owens oppure no? Elimination Chamber 2015, che batte John Cena pulito da campione NXT. Quindi da lì Owens come cattivo è andato avanti ininterrottamente per anni, credo almeno 4. Ecco perché Kevin Owens così the relentless, come dicono al commento spesso, the relentless Kevin Owens, eccolo qui. Però, quindi sta bene là. Insomma, guarda, un'altra possibilità che vi butto qua è, se non dovessero fare il turn in questa rivalità e magari si concludesse con Kevin Owens che effettivamente si è confermato una persona cambiata, una persona migliore, e c'è comunque in corso un'amicizia tra Kevin Owens e Randy Orton che potrebbe sfociare magari in un match a WrestleMania. Se magari Randy dovesse sfidare Cody già alla Rumble e a WrestleMania fosse libero, Kevin Owens non ha piani evidenti già in vista, mi aspetterei magari una rivalità tra i due, e lì ci potrebbe stare un turn o di uno o dell'altro. Senti,
una cosa, questo match non l'abbiamo finito, mi piace comunque come scenario, abbiamo detto tutti i codi, io ho un'ultima domanda e poi andiamo avanti. Un titolo del mondo a Kevin Owens glielo date sì o no e quando? Entro quanto, anzi, meglio dire. Io glielo darei anche domani, però il punto è che con il booking di Triple H, che ormai l'abbiamo capito, lui studia le storyline con molto anticipo, è difficile incastrarsi. Se non sbaglio l'aveva raccontato Sami Zayn in una recente intervista, che sentiva di avere più possibilità di diventare campione mondiale, ed è paradossale, con Vince McMahon rispetto che con Triple H. Ma perché? Non perché Triple H non crede in lui, ma perché con la grande programmazione che ha il triplo, così meticoloso, è difficile potersi insinuare dall'oggi al domani nell'ottica di una cintura mondiale. Toccherà aspettare, probabilmente. E non so quando, mi piacerebbe un sacco, lui se lo meriterebbe, cazzo, come detto, già tra 5 minuti si meriterebbe di ricevere un premio mondiale. Però ribadisco, abbiamo una tale programmazione, con regni anche così lunghi ormai ultimamente, che per, passatemi il termine, gli outsider, gli upper mid-carder più consolidati, anche più meritevoli, è difficile insediarsi in modo prepotente e soprattutto star lì per restare attorno a una cintura mondiale. Che è anche uno dei motivi per cui il Money in the Bank maschile quest'anno non ci hanno neanche provato a darlo qualcuno. Con il booking di Triple H, probabilmente i titoli mondiali, entrambi, sono prenotati per i prossimi, non lo so, 2 anni? 3? Possibile, no. Possibile, possibilissimo. Oh, vedo un hot take in chat, ora che ho ripreso un attimo il telefono. Detronizza Gunther. Non credo, onestamente. Minchia, no. È grossa questa, eh. Questa è grossa per davvero. Comunque gran bel match sarebbe Gunther Owens. C'è già stato, però no. Farlo in un PLI per un titolo mondiale sarebbe... Cioè, mi sto già toccando. No, non puoi farlo adesso, però. Fallo dopo. Non sono più un webcam, non posso farlo. Allora sì, mi stavo sciogliendo con le luci, raga, e con la maglia del Chelsea, che fa caldo, è troppo calda. No, allora, anch'io sto un po' sudacchiando, ma grazie a lui, my beloved, my gorgeous king, condizionatore, è fresco qua dentro. No, lo dico perché io non sono a casa mia, ovviamente, ma a casa mia non ce l'ho. Non ho l'aria condizionata, quindi è stata un'esperienza avere per 2 settimane non ancora completate, verranno completate venerdì. Veramente incredibile, il deumidificatore è un'invenzione meravigliosa, ragazzi, non ci credo. Allora, sentite, abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, quindi anch'io sono d'accordo nel dare a Kevin Owens il titolo ora, però il mio pronostico, il flash su quando lo può vincere, è 2025, ragazzi, per me lo può vincere per davvero, È vero che con Triple H e il suo booking, l'abbiamo detto finora, funziona in questo modo, è vero, non è che ora vado a dare contro, però io tra World Heavyweight e Indiscusso, una run io entro la fine del prossimo anno ce la vedo. Magari sono un inguaribile romantico che ci crede, però lo spero. Lui e Zayn, una run entrambi la devono fare, quello non importa quando, la devono fare e basta. Sarebbe bellissimo vederli campioni contemporaneamente, uno un titolo e l'altro titolo, un po' alla Guerrero e Benoit Memoria di WrestleMania 20. Esatto. Un evento che si conclude con gli amici di una vita che si congratulano a vicenda per la vittoria più importante della loro carriera, che non è una vittoria tag team come lo è stata nel 2023, sarebbe bellissimo. Entro fine carriera credo che gli sia dovuto ad entrambi, sia a Zayn che a Kevin Owens, che tra l'altro Kevin Owens ci ricordano che è in scadenza. Sì. Andrai nei W? Ehi, Kevin Steen, sulle lettere, eccolo. No, io credo. Attenzione, ragazzi, Kevin Steen è appena arrivato nella Casino Gauntlet Battle Royale Ladder Match. Non ci credo. Incredibile. Madonna, è vero, ma Ricochet, dov'è che ha debuttato? Era una Battle Royale? No. Era la cosa più fottuta che tu possa vedere in un match di wrestling. E adesso te la spiego. Era un Casino Gauntlet Match. Come funziona? Ok.
Partono due nel ring. Ogni tot di tempo, tempo non definito, infatti i countdown venivano messi a cazzo, entra un contendente e il match può finire sin dall'inizio. Cioè, sin dall'inizio si può finire per schieramento e sottomissione. E intanto entra la gente. Quindi, cioè, è fottuto. E se finisce prima che entrano tutti? Finito, finito il match. La pigliano nel culo. Quelli che entravano dopo la pigliano nel culo. Ma che cazzo è? Uno scramble ma senza il time limit, ora, praticamente. Il primo schieramento è finito. Max, ora ti immagina se succede un botch come è successo a Damien Priest contro Seth Rollins, che uno si dimentica di fare il kick out. Ma quanto vuoi ti metti a ridere, cazzo? Devo cercare di capire i pregi di questa stipulazione, ma me la studierò tutta la notte. Questo. È una battle royale with extra steps. Via. No, era un gauntlet, non una battle royale. Ah, ok. Comunque, dai ragazzi, passiamo a un cazzo di match che è il match dei match. Ovvero Drew McIntyre contro CM Punk in uno strap match. Godo. E questo è uno dei due match più fighi, più interessanti della card. Credo possiamo concordare un po' tutti. Direi di sì. Sperando che non sia come l'ultimo strap match di McIntyre, quello contro Cross. Cos'è l'Extreme Rules? Sì. Ragazzi, a un certo punto abbiamo ancora capito che cazzo voleva fare Karrion Cross puntando il Ramarismo. Davvero? Ma voi lo avete visto il video fatto dopo la puntata, la penultima di Raw, in cui anche Scarlett va da Cross e dire: ti prego, basta pensare al New Day, basta, facciamo altro, per favore. Sono passati tre mesi. No, in effetti ha sputato un fatto, Scarlett. Se non l'avete, ovviamente, io l'ho detto come battuta, ma loro lo trattano come qualcosa di serio con Scarlett, che dice: hai già dimostrato il tuo valore, hai dimostrato quanto vali e che avevi ragioni, adesso è meglio concentrarsi su qualcos'altro. Ma è talmente fottuta di cervello, perché comunque sta cazzo di fai dall'han pure persa, han perso il match contro il New Day, e Scarlett che va da Cross, vabbè, basta pensare al, facciamo altro. Il passato è passato, non tornerà mai più, non è più NXT. Guarda, ma non è per quello. Pensate al poveraccio Paul Ellering, ridotto a quelle condizioni che non può neanche più parlare. No, è vero, prova a parlare mambla, cioè balbetta, ragazzi, una roba incredibile quell'uomo. Cioè, c'ha un'età, per l'amor di Dio, non lo rispetto, anzi, Paul Ellering io. Però con quella bandana, quando si è messo a fare due settimane fa, io veramente incredibile. Infatti, quel reel su Instagram, non so per quale motivo, è esploso nella media dello Yapapi su Instagram, ovviamente, ma comunque è andato più che bene, sta a 3500 views, una roba del genere. Oh, non quindi, si butta. Boh. No, per l'amor di Dio, ma qua si vede che ha fatto ridere il tweak di Paul Ellering, siete dei disgustosi. Ecco, c'è una domanda giusta di Nico 97. La stavo per leggere. Rispondiamo a questa domanda. Perfetto, allora vai tu. No, allora c'è qui ci chiedono, ma come si vince? Perché giustamente lo strap match l'abbiamo visto con il format dei quattro angoli, ovvero vince chi tocca i quattro angoli entrato a tempo, e nella formula che preferisco io, di The Fiend contro Daniel Bryan, ovvero niente angoli, niente stronzate, siamo legati da una corda, ci meniamo con la corda, vince il più forte. Io speravo che facessero questa variante, e invece no, purtroppo sarà la variante dove si vince toccando gli angoli, e questo apre le porte ad altri finali molto controversi. Secondo me chiunque vincerà qui non vincerà, cioè non voglio dire pulito, però cioè, ci saranno degli shenanigans probabilmente. Ma ragazzi, ve lo dico, preparatevi a Eddie Guerrero contro JBL, atto 2, la vendetta. Ci aspettiamo del sangue in questo match? Anche, secondo me ci deve essere del sangue, perché ormai siamo raggiunti a un tale livello di hating che madonna, o partono le finte accuse di pedofilia, o veramente no, si devono menare. Madonna. No, io non mi giocherei il Blade Job. A un certo punto che veramente o partono le fake news o partono veramente le putella. Però
Capito? No, quello che diceva è, secondo me, vince, io spoiler, vince, sì, vince Drew McIntyre, ma proprio per la più grande botta di culo alla JBL di The Great American Bash 2004. Chiariamoci. Dicevi... A me le regole, a me le regole hanno fatto cambiare il pronostico, perché nel momento in cui venne confermata la rivincita tra Punk e McIntyre, dopo SummerSlam ho detto, ok, vince Punk, vanno sull'1-1 e tutto è perfetto per la bella da fare poi nella gabbia Bad Blood. Però hanno scelto le regole, passatemi il termine, più stronze per lo strap match. E mi puzza. È un tipo di incontro che si apre troppo bene alla vittoria sporca, alle controversie, come detto poco fa. Quindi sono spinto verso McIntyre, e comunque in caso dovesse vincere Punk non si prende il braccialetto, per un motivo o per un altro il braccialetto resta ancora nelle mani di McIntyre, e penso che sarà quello il motivo che porterà poi i due a sfidarsi ancora per il match nella gabbia. Il braccialetto diventerà quasi un titolo conteso all'interno del match, ovviamente non ufficialmente, non sarà un annuncio ufficiale quello del braccialetto o una pull per il loro incontro decisivo, però per Bash in Berlin penso che McIntyre, che vinca o che perda, continuerà a tenersi lui il braccialetto, e questo sarà il motivo per poi arrivare alla Elina Sal. Il motivo per cui Punk non prenderà il braccialetto è perché sotto sotto anche lui lo sa. Lo sa che AJ Lee e Larry sono più al sicuro al polso di CM di Drew McIntyre. Comunque, domestica, sdrogo. Comunque è incredibile come in questo preciso istante un braccialetto e una collana samoana valgano probabilmente più di tutti i titoli che ci sono. Non è strano, è perché uno è la vita di Cody Rhodes, capito? Lula, ecco, Fala. Lula Fala. Che ha fatto sì. Sburrare Roman Reigns quando se l'è messo al collo. Cosa ha fatto? Scusa. Non hai visto l'espressione di sollievo che ha fatto? Proprio. Oh. Stava vivendo un orgasmo. Sì, 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 sì. No, la cum dell'OTC va presa. Va provata, nel senso. Vabbè, niente. Comunque, allora, io prima di. Ragazzi. Prima di sparare il mio pronostico, per motivi strategici legati allo Iapapino. Esigo che Giacomo faccia il suo pronostico prima di me. Ma no, io dico Drew McIntyre, Brodix. Assurdo. Crazy. Lo so. Allora, signori, adesso parlo io. Io mi lantavo di come Drew McIntyre doveva vincere tutti e tre gli incontri di questa rivalità. Boh. Che bello che sarebbe, che bello. In un mondo perfetto andrebbe così, però non è un mondo perfetto. Però ho cambiato idea. Perché? Perché Drew McIntyre ha già vinto il primo, che è quello che conta di più, e vincerà anche l'ultimo, che è quello che conta ancora di più. E qui ha la possibilità di perdere in modo non netto, e sappiamo che se uno come CM Punk, cioè, dovesse mai battere uno come Drew McIntyre, cioè, avverrebbe in situazioni ambigue, un po' losche. E qui ci sono i presupposti per purché ciò accada. Quindi il mio pronostico certo. È CM Punk in modi rocamboleschi, in modi non netti, perché non è in grado. E, mi aspetto come minimo una scena dove Drew McIntyre sta per vincere e ha CM Punk in spalla, tipo Fireman's Carry, mortissimo. Però poi boh, CM Punk si rianima, fa qualcosa, un colpo ai coglioni. E vabbè, e questo match lo può vincere. Non si azzardi a vincere la bella, perché se CM Punk vince questa fight è uno scandalo e mi incazzo tantissimo, e non sto scherzando. No, non sta scherzando, sì, sarà molto divertente farla live dopo. Allora, mi metto un cuscino sotto il braccio, aspettate un po' di suono. Allora, Drew McIntyre, CM Punk, voglio dire un'ultima cosa. Secondo me questo sarà veramente il più gran match tra un artista indie e Taylor Swift. E andiamo. Sì, cazzo, che bello. Quel promo è da Ufficio Inchieste, eh? No, parliamone un attimo. Parliamone un attimo. Quel promo mi ha messo i brividi in un senso stranissimo. Non so veramente come interpretarlo. E... mi spiace
ma per tutta questa faida bella e per l'amor del cielo, faida meravigliosa, bella, ma faccio fatica a considerare Punk il buono. Faccio troppa fatica. Perché non lo è, non lo è. Lo so. Se guardiamo i fatti, CM Punk è un figlio di puttana, è uno stronzo, non è il buono. Però la cosa peggiore è che lui, in maniera straforzata, straplateale, vuole passare per quello buono e me lo rende ancora più in culo di quanto può essere un McIntyre, che nel suo essere stronzo ha sputato tante verità nell'ultimo anno. Mai detto una bugia. Mai. Dice solo la verità. Non menti mai, è un bravo guaglione. Comunque sì. Qui fortunatamente siamo tutti persone dotate di cervello, al contrario degli americani che tifano questo individuo al posto di Drew. Che poi in realtà dipende dalla città in cui vanno, perché a seconda della città, a seconda della sede, c'è CM Punk che deve incoraggiare i cori per lui. Vero. Quindi. Guarda che, allora raga, avete sentito il pop che si è preso Drew McIntyre nell'ultima puntata di Raw quando ha detto il nome della città? Assurdo. Comunque guardate, mistico. Allora, ultima cosettina di cui volevo discutere velocemente su questo match è che, da grandissimo fan di questa rivalità, faida dell'anno, mani basse, non è ancora finita, senza dubbio, non mi è piaciuto troppo come hanno, cioè, i segmenti da SummerSlam a questo match, a parte boh, forse il primo magari, però boh, i promo poco ispirati secondo me. Sarà che sono da inizio anno che tirano fuori materiale al microfono, magari stanno esaurendo le cose da dirsi, però non lo so, voi che dite? Forse stiamo vivendo il post entusiasmo che si è creato in attesa del loro primo scontro, perché lo abbiamo atteso letteralmente per mesi e mesi. Loro sono partiti la sera dopo della Rumble, praticamente, quindi già a gennaio, e il loro primo incontro è arrivato a inizio agosto, quindi dopo tantissimi mesi. Probabilmente adesso che li abbiamo visti lottare, quell'attesa, quell'hype, quell'entusiasmo della faida si è un attimo placato, stiamo vivendo un attimo di calma. Penso e mi auguro che la situazione possa riprendersi in maniera considerevole nell'ultimo mese, per l'ultimo rush, con l'annuncio della gabbia, l'annuncio dell'Elina Cell che tutti quanti attendiamo, e lì potremmo riprenderci un bel po' di hype. Però sì, quest'ultimo mese, dopo averli visti scontrarsi, ci siamo un po' sgonfiati. Non dico che la faida sia diventata brutta, assolutamente no, semplicemente non siamo più trainati da quell'hype, da quell'anche curiosità di vederli l'uno contro l'altro. Concordo. Quindi ragazzi, qui abbiamo detto io CM Punk, e tutti voi Drew McIntyre, o sbaglio? Federico, avevi detto Drew? Sì, io ho detto Drew McIntyre perché, ti ripeto, secondo me vincerà proprio per la più grande botta di culo mai vista. Ok. Quindi ragazzi... Beh, sì, gli scenari qui sono due. Ah, vai. No, gli scenari sono due e sono o quello che ha detto Federico o quello che hai detto tu prima, ovvero CM Punk che vince per una cazzata di Drew McIntyre, e io deciderò ora, dico, perché penso sia più probabile che vinca Drew McIntyre, ma io mi tengo ovviamente il riservo, anche perché finché il match non inizia, finché quella campana di merda non suona, noi il pronostico lo hai papino, possiamo anche cambiarlo. Ad esempio, Mr. Pirisi a Mariah Mason in Storm ha detto no, non vince, non quello. Chi era Britt Baker? No, era sì, Britt Baker contro Sasha Banks, DMD. Sì, e... ma nel mentre che c'era Mariah Mason in Storm l'hai detto. Sì, ti ho capito male. Yes, valeva comunque perché non c'era ancora stato il match, chiaramente. E perché c'era almeno uno che ha testimoniato, io, perché stavo guardando Mariah Mason in Storm. Pertanto... Sì, è anche questo molto equilibrato, il pronostico è tosto. E invece in Berlin, è stato abbastanza complicato e manca ancora un match, anche vero, se non penso sia complicato. Vero, più incerto del solito. Chat, fateci sapere anche i vostri pronostici per questo incontro, CM Punk Drew, Team Punk o Team Sanità Mentale. Fateci sapere. Team Drew McIntyre o Team TSO? Vabbè, Nico ha detto Drew, bravo. Non Nico Vendetti, Vandetta, Nico, una scelta, in realtà non ha avuto una scelta. Grande Nico, mio fratello.
Comunque, dai, passiamo al main event. Perché deve essere questo il main event. E non voglio sapere cazzo. Non voglio sentire cazzi. Non voglio sentire Cody Rhodes. Randy Orton contro Gunther, parte 2. Rematch che aspettiamo da Queen and King of the Ring. L'aveva detto il triplo sin da subito che ci sarebbe stata una rivincita. Non aveva detto il quando. E secondo me se la sono giocata nel time slot perfetto. Prima difesa di Gunther. Quindi, sappiamo, cioè, la prima difesa ovviamente non può perdere Gunther, quindi gli hanno mandato un avversario di valore, un'ottima prima difesa, un ottimo primo nome da mettere alla lunga lista di vittime che scriverà durante questo regno. E io spero vivamente che facciano meglio del loro primo incontro. Delusione assurda, so che lo è stata anche per Max, lo è stato per tutti, sì, per tutti quanti. Per me no. Ah, ok, ci sta. Ma perché, vabbè, non era orribile, però questione di aspettative, io mi aspettavo il matchone. Allora, ma è la stessa sindrome del match di SummerSlam contro Drew McIntyre quando era campione intercontinentale. Di per sé non è affatto un brutto incontro, ma all'interno del regno di Gunther eravamo rimasti così tanto estasiati, ci eravamo abituati così bene dalla qualità media delle sue difese, che era altissima, che ci si aspettava un altro banger. Non lo è stato un match nella media, ma di certo non brutto. Quello contro Orton in Arabia non è un brutto incontro, neanche insufficiente, è solo che ci aspettavamo un banger. Sì, è come quello che ho detto nell'ultimissima stream, è come, non è neanche questione di aspettative. Una cosa che hai detto anche tu nel video che hai fatto su Drew contro Gunther, non è neanche una questione di le aspettative erano troppo alte, è come andare a mangiare allo Stellato, cioè ti aspetti una, sì, una certa qualità. E vabbè, io comunque sono fiducioso per questo scontro. Secondo me, se vogliono farlo, se hanno voglia, possono tranquillamente spaccare tutto. E il mio pronostico è ovviamente il Ringeneral Gunther. Allora, io vorrei, giusto un'ultima cosa, io del primo scontro tra Gunther e Randy Orton sono rimasto soddisfatto più che altro perché non mi aspettavo assolutamente un capolavoro assoluto, perché Orton, ora con tutto il bene che gli vogliamo, non è che si possa proprio definire il più al top del top, non è il Randy Orton 2004, chiariamoci, però ha tirato fuori una prestazione, tirato fuori una storia per quanto riguarda sono i colpi di Gunther, un selling che l'hanno fatto piacere molto. Detto questo, Gunther ovviamente vince, Gunther ovviamente mantiene, e la prima attacca. Però faccio questa domanda: secondo voi vince con assist di Kaiser o vince proprio pulito, netto, così? Ma io lo farei anche vincere pulito, onestamente, Gunther. Tu che dici, Max? Allora, sono fiducioso perché dopo appunto la delusione dell'Arabia mi aspetto un incontro migliore. Penso che entrambi saranno stimolati dalla reazione del pubblico che verrà a crearsi con l'entrata del generale nel fare un buon incontro. Sono d'accordissimo poi col discorso che facevi per introdurre il match, di quanto sia stata un'ottima idea trovare posto ad Orton come primo sfidante di Gunther, soltanto anche per mettere una pezza al finale non riuscitissimo vista King and Queen of the Ring. Inizialmente ricordo ancora quando si pensava, per dare una pezza, siccome Orton ha vinto, siccome Orton ha perso la finale in maniera scorretta, mandate anche lui per il titolo contro Cody Rhodes. Sarebbe stata una porcata gigantesca, sarebbe stato terribile che pure lo sconfitto nella finale del King of the Ring ricevesse comunque il premio dell'effettivo vincitore, ma meglio così, molto meglio così. Mi è anche piaciuta la faida, i loro confronti a Roma mi sono piaciuti molto, con Gunther che promette di non subire mai più un RKO finché resterà in vita. Infatti poi ha subito un RKO quando la puntata era già conclusa la scorsa settimana.
E come, vabbè, come aver detto, andremo tutti quanti su Gunther, perché deve andare così, siamo in Germania e per quella che è la geografia media di un americano qualunque è lo stesso popolo, quindi va bene, Gunther, sì, sì, che arriva in Germania. Come Randy Orton Gunther... nel primo promo, scusa ti interrompo, Randy nel primo promo, Gunther tu, beh, sei tedesco, quindi ci affronteremo nella tua terra natale. Cioè, nella tua terra. Porca, diciamo che McIntyre ha creato un pericoloso precedente, geograficamente parlando, per quel Clash at the Castle del 2022, perché anche all'epoca McIntyre venne trattato come l'idolo di casa, che per molti fan europei poteva anche essere, però eravamo in Galles e non eravamo in Scozia, c'è questo piccolo dettaglio che a molti continua a sfuggire, ma vabbè, facciamo finta di niente. E Gunther, che approderà in Europa come campione mondiale dei pesi massimi, è comunque la scelta giusta, anche per questo doveva assolutamente vincere il titolo a SummerSlam, ma per poter arrivare da campione in Germania, a pochi passi dalla sua effettiva terra natale, ma poco importa, ripeto, sarà comunque un gran bel momento. Mi immagino anche che i fan tedeschi e in generale europei canteranno la musica di entrata di Gunther, conteranno e interranno il ritmo della musica e canteranno laddove si potrà fare con la musica d'ingresso. Mi aspetto un match migliore di quello visto in Arabia, mi aspetto che Gunther faccia polpette di Orton, che alla fine volendo è anche inteso per essere una vittima sacrificale del Ring General qua in Germania, ma va bene così, è giusto così. Ok, allora vi faccio una domanda e poi se Giacomo non sta dormendo ci dice il suo pronostico, anche se vabbè lo possiamo immaginare. Ha sorriso, è sveglio, Charlie, è sveglio. Allora, la mia domanda è, ragazzi, chi sarà più tifato tra questi due? E secondo voi Randy Orton sarà fischiato? Perché io non credo proprio. No, fischiato no, fischiato no. Secondo me sarà un'atmosfera molto elettrica, saranno entrambi molto acclamati, perché non vedo né Gunther fischiato, ma neanche Orton, onestamente. Mi aspetto un'atmosfera veramente figa, magari anche proprio da partita da calcio, con tifi, con il tifo con un tifo molto accentato. Mi ricorderà molto il main event di Backlash, il Backlash di quest'anno tra Cody e Styles. Alla fine il pubblico era semplicemente contento di essere lì, accantato per tutto il tempo, e mi aspetto la stessa maniera. Un tifo per Orton durante la sua entrata e un tifo per Gunther durante la sua entrata. Molto vocali, molto partecipi. Ma non dei fischi per nessuno dei due, semplicemente si tiferà per lo spettacolo. Lo sport. Allora, vincerà lo sport. Sentite, il discorso è questo qui. Intanto i promo sono piaciuti anche a me, tranne quando hanno messo in mezzo il patriottismo, perché è successo, eh? Io ricordo che è successo. Vabbè, quella roba della... quella di Orton, la moglie, figa, i figli, tutti gli USA, quello mi ha cringiato, ma vabbè, nel compo generale, a media, buon lavoro. Hanno fatto assolutamente un buon lavoro. Inutile dire che vincerà Gunther, inutile dire che deve vincere in modo netto, inutile dire che devono fare meglio entrambi di King e Queen of the Ring. Però penso che, come ha detto Max, l'atmosfera sarà più o meno quella della Francia, perché dai, a parte il fatto che è più gente, prima cosa, è molta più gente di Lione, qua alla Uber Arena di Berlino, è proprio più grosso il palazzetto, della, com'è che si chiamava, quattro lettere Arena, LDCD Arena mi sembra, madonna se me la ricordo, che credo ACDC, vabbè, Oh, il tag team, raga, il tag team di Apollo Crews e Baron Corbin dovrebbero chiamarlo ACBC. Apollo Crews, Baron Corbin. Però è bello, cazzo, ACBC, mannaggia, sarebbe divertente. Avrebbero sicuramente hit. Allora, il punto qual è? Alla fine del mio discorsino, non ero a dormire ovviamente, ero solo con gli occhi chiusi. Se l'avete anche capito prima, il punto è che Randy Orton, dopo che perde, che cazzo fa?
Si scopa sua moglie. Si sfogherà su Cody. Direi di sì. No, la seconda, direi la seconda. Andrà a minare Austin Theory e Grayson Waller. Che cazzo deve fare? Basta, fate sto turnil di Austin Theory, cazzo. No, veramente. Sì, scusate, turn face. Anche siamo a Bad Blood in Atlanta. Ad Atlanta, cioè, io me l'aspettavo. Cioè, doveva essere già face quell'uomo. Vabbè. A-Town. Ragazzi, volevo dire cosa mi sono ricordato di dire. Hanno cantato il vraiment fenomenal anche in Belgio, quindi questo vuol dire che parlano francese, quindi non vuol dire un cazzo anche in Belgio, quindi niente ragazzi, è stato semplicemente un fun fact. Fun fact, anche un'altra cosa, è stato citato Damien Priest. E questa è una cosa che un pochino mi rattrista, perché non l'abbiamo detto lunedì ed era uscita proprio da un'oretta la notizia. È stato citato da Damien Priest pro Psycho Sid o Sid Justice, come preferite. Noi lunedì, in realtà io lo sapevo già che era morto, ma onestamente non ci ho nemmeno pensato per un secondo di dire qualcosa in stream. Effettivamente è triste, però sai così, se ci pensate, Sid Justice, ragazzi, ma il suo lavoro, ma quanto cazzo è sottovalutato nel mondo del professional wrestling? Per me è tanto sottovalutato il lavoro di Sid, ma tanto per davvero. Come performer ovviamente era quello che era, però come carisma, come figura era fottutamente imponente. Ne parla il come prova c'è il semplice fatto che ovunque fosse WCW o WWF era nel main event, si è fatto due WrestleMania sempre nel main event, quindi comunque la sua figura, il suo spazio nel business ce l'aveva. Cioè, due dei peggiori main event mai fatti nella storia di WrestleMania, però sono comunque main event. Sì. Io più che altro sono un po' più cattivo nei confronti di Sid, l'ho sempre considerato un'anomalia. Perché per quelle che erano le sue effettive qualità ho sempre trovato inspiegabile come riuscisse a essere over. Non me lo sono mai spiegato. I promo, sì. Però è un dato di fatto. I promo erano quelli che lo vendevano tantissimo. Era il cervello che era la metà di quello dell'avversario. E anche al microfono l'ho sempre trovato poco incisivo, nel senso che ha fatto degli strafalcioni epocali, per non citare sempre quello della WCW, io trovo sempre bellissimo. Mi sembra che fosse una WrestleMania, non vorrei sbagliarmi, beh comunque poco importa quale fosse l'evento, in cui inizia il promo, balbetta, no vabbè aspetta, rifaccio, we're live pal, siamo in diretta. Sì, me lo ricordo. Cioè, non ricordo l'evento sfortunatamente, però anche al microfono l'ho sempre trovato poco incisivo e non mi sono mai spiegato come riuscisse a essere over ovunque andasse. È un dato di fatto, però era over, al pubblico piaceva. Probabilmente la figura, cioè la sua imponenza, appunto, cioè era un gran pezzo di cristone, non lo so. Comunque, ricorderemo per essersi cagato addosso a WrestleMania 13, ci hanno scritto, è vero? Devo capire se questa storia è vera, l'ho sempre vista saltare fuori ovunque si parlasse di WrestleMania 13, di quello schifosissimo main event con Undertaker, che tutte le volte che devono mostrare dei filmati d'archivio di quel main event mostrano solo Undertaker in ginocchio con la cintura, non vedrete mai nulla effettivamente dell'incontro nei filmati d'archivio, sempre solo Undertaker che festeggia col titolo in mano, ma questo è un altro discorso. Non ho mai capito se è una storia reale. Dobbiamo fare il check. Sarebbe divertente. Gommatina? È andato così over dopo la ladrata della Royal Rumble. Allora, io me lo ricorderò più per quel bruttissimo infortunio al ginocchio. Sì. Avete presente? No, alla gamba. Io per i segmenti della macchina con Goldberg. Sì, è vero, ne parlavamo anche pre-off stream. Tra l'altro, volevo dire una cosa che mi sono dimenticato, Godo. No, niente, è finita. Okay. No, mi sono ricordato.
Allora, in AEW una volta è successo che Willow Nightingale, la ragazza con i capelli afro, ok, campionessa anche strong, che ha fatto il match con Mercedes Moné a Double or Nothing, quindi anche chi è un po' meno avvezzo magari ha saputo qualcosa. Mi ricordo una volta che c'è proprio la clip, ha tirato Madonna, è cascato qualcosa. Non voglio sapere che cosa fosse, mi è cascata una roba semiliquida dalla scuola al costume mentre stavo facendo una gut wrench powerbomb. Io non ho indagato oltre, ho chiuso, però me la ricordo, mi ha un po' segnato, è stato veramente brutto. Okay. Ci fu anche il pericolo dove menava ogni settimana It Slater. Ah, è vero. L'ultimo match effettivo è stato quello. Sì. Sì. Aveva fatto il post tributo proprio It sui social. Crazy shit, comunque, ragazzi. Crazy, dai, fucking shit. Ragazzuoli, parliamo delle ultime due cosettine che sono i due match titolati che vedremo a SmackDown. Nia Jax, Michin. Ce ne frega un cazzo. Però mantiene Nia Jax. Mantiene Nia Jax. Apprezzabile che stiano un po' provando a dare un senso a Michin, un minimo. Un po' più interessante l'open challenge di LA Knight, che avrei voluto vedere in piedi io, onestamente. Cioè, perché non metterla lì? Però vabbè. Chi l'accetta? Chi l'accetta, ragazzi? Ci sono un po' di nomi. Io vi dico subito il più suggestivo, non il più probabile, ma il più suggestivo, che è Jacob Fatu. Ah, no, sì, se va Jacob Fatu o lo vince o vince, punto. Deve vincerlo per forza. Non lo puoi spiegare assolutamente. No, no, non è probabile, è suggestivo. Però vogliamo già togliere il titolo a LA Knight. No. Già... Esatto, io non credo che accetterà Jacob Fatu l'open challenge. Partiamo da questo, non sto dicendo che l'accetta, no, è però una possibilità che andrebbe, sarebbe uno shock, perché se fai perdere subito il titolo LA Knight è crazy. Immagina la faccia di LA Knight, che voleva solo fare un open challenge Cile, gli arriva Jacob Fatu tipo no, non incazzato, tipo, cioè LA Knight tipo, zio sei serio? Cioè, bro. Sì, no, raga, no, deve accettare Tangaloa. L'ha scritto anche Dino, ma sarebbe bellissimo. Allora, a parte il fatto, sarebbe il fatto che, a parte che Tongaloa avrebbe un match per il titolo degli Stati Uniti, mamma mia. Poi magari lo vince e abbiamo Tongaloa double champ, e quest'uomo non sa tenere un titolo, figurati due. Che meraviglia. Si licenzia. The lights are just too bright. mamma, comunque dai, allora i nomi seri secondo me sono o Ludwig Kaiser, che cazzo devi metterlo, siamo in Germania, se non lo metti sei criminale, oppure Ilya Dragunov, non lo fai perdere anche contro LA Knight, se no è un crimine anche quello. Ragazzi, aspetta, perché sono un attimo fuori da Carmelo Hayes, la... No, chi è stato l'ultimo che ha sfidato LA Knight? L'ultimo è stato Santos Escobar. Escobar? Io mi ci gioco un Carmelo Ace come primo sfidante. Allora, senti, Carmelo Ace può accettarla per davvero, ma non vincerà mai al netto di tutto, perché c'è la faida con Andrade. Tra l'altro, bro, c'è il match. No, aspetta, raga, c'è il match già pronto, cioè già ufficiale per questo SmackDown tra Andrade e Carmelo. Ah, merda. E tra l'altro, Carmelo, ve l'avevo già detto in streaming precedenti, secondo me è quello che toglie il titolo al Cavaliere quando avrà concluso la faida con Andrade. Lo voglio vedere entrare con la musica d'ingresso di MVP, non me ne frega un cazzo. Zitto, salmo. Però ti devo dire una cosa, un nome serio può essere Grayson Waller, Insomma, perché comunque un heel della mid card di SmackDown, ci che scrivono, lo butti fa. Ci scrivono Giovanni Vinci in chat. Potrebbe essere anche lui. No, allora so. Ripeto, è lo stesso punto che si diceva con Jacob Fatu. Se arriva Vinci, deve vincere. Ma non,
Vabbè. In realtà no, in realtà non è vera questa cosa. Non è che mi fai fare il video repackage tutto figo e poi arriva il primo match e perde, cazzo. A seconda, però dipende dalla reale caratterizzazione di Vinci, perché io sono ancora un po' freddo nei suoi confronti, nel senso che siamo davvero sicuri che arriverà come il figo che vince. Non vorrei che la reale caratterizzazione di Vinci sia quello che si crede figo ma non ne becca una. No, mi prego, non è un po' paura. No, ho un po' paura, no, perché comunque è sempre stato dipinto come la sega dell'Imperium, quello che serviva per prendere schienamenti. È stato anche defenestrato malamente dagli amici, da Kaizen in particolare. La paura che la reale gimmick di Vinci sia il figo che in realtà non lo è, perché se lo crede lui e basta, ho paura. No, sarebbe penso la peggiore scelta di booking mai fatta nella storia. Perché no, perché i video packaging sono quelli, perché i video packaging sono di patriottismo, campanilismo. No, allora, perché innanzitutto è la prima volta che c'è un italiano che è nello stereotipo del meridionale, Weiwaio, Cristo di un Dio, la prima volta nella, penso, una delle pochissime volte nella storia della WWE. E porca puttana, non me lo posso sputtare. Però se vai a vedere, è comunque un altro stereotipo, il fuffaguru, al momento, Giovanni Vinci. È lì che ti vuol vendere i suoi corsi online. È lì, è prontissimo a vendere i suoi corsi online. Fai il cripto guru. Allora, dice in chat. No, però non è... Aspetta, non lo so, ma se maltratta le donne, sì. Ci siamo. Beh, oh, la pilata c'è, l'occhiale c'è, poi il fatto di voler ostentare ricchezza pure. Cioè, ostenta ricchezza, viaggia in prima classe, è surreal power. Oh, è vero. Sì, è vero, surreal power. In effetti è dovrebbe vero, essere quella la sua gimmick. Meno, Ogni settimana fa Minecraftita. Oh, si vuole giocare a Minecraft, Gaza. Lo invitiamo, facciamo il server, ragazzi. 10.000 sub, vabbè, 100 sub, chiamiamo Giovanni Vinci. Vinci ce l'ha due supercar, mi sa di sì. Ma lo sa perché si è ritrovato con due supercar. Le voleva entrambe? Le voleva o non le voleva le supercar? E la piscina da 84.000 euro? Farai promo dove accusa i fan per... Una cosa per quanto riguarda Giovanni Vinci. Allora, è palese che Triple H ha un account segreto di Twitter che si legge tutto quanto la roba, ormai è confermato. Quindi, e Vinci piace alla gente, perché tutti si ricordano la sua rana NXT. Quindi... Vabbè, ce la ricordiamo do fiducia che... A me piaceva NXT 2.0, Giovanni Vinci, per l'amor del cielo, ma ho soltanto paura, è quello il punto, perché per come c'è stato presentato, o meglio, presentato non è il termine adatto, per come è stato bucato nell'Imperium, lui era la sega, e sto cambiamento repentino che è di nuovo figo, sto facendo fatica a bermelo tutto qua. È normale, io voglio crederci. Il meme del No Million dell'AEW è merito di Giovanni Vinci, ragazzi. È merito suo. Cioè, di quella posina di merda. Ho capito. Anche il dubbio. Di quella posetta di merda che aveva. Era bellissimo. Come. Giusto, cazzo. Io mi ricordo. Raga, uno alla volta, per favore, che non si sta capendo letteralmente un cazzo. Io mi ricordo l'ingresso che aveva fatto NXT 2.0 e. Wade Barrett si era messo in posa assieme a Giovanni Vinci. Bellissimo. Come si fa a non amarlo Wade Barrett, che adesso lo mandano a Raw, parrebbe. Allora, senti, il punto è questo. Per quanto riguarda Raw, a parte il fatto che a settembre debutta SmackDown a USA Network, a ottobre NXT a CW Network e ovviamente Raw su Netflix nel 2025, il team di commento nuovo di Raw, oltre a Wade Barrett, è la grande new entry Joe Tessitore. Noi siamo curiosi, perché l'ultima new entry era Kevin Patrick. Mamma mia, Kevin Patrick. Oppure quell'altro ancora prima, in epoca Thunderdome, come si chiamava? Senti, si chiamava Adnan Virk. Lui, bravissimo. Quante cazzo l'irreprensibile.
E dopo Adnan Verk, durato letteralmente 2 mesi perché faceva vomitare, è stato 8 mesi, 9 mesi, Jimmy Smith, ve lo ricordate? Sì, sì, il pelatone, lui era decente. Lui era accettabile, però era retto poco. Vediamo Tessitore, come cazzo si pronuncia, come la vediamo. Fa. Però poi Michael ragazzi, Cole tornerà a Raw. Sì, buonanotte Nico, però poi Michael Cole tornerà a Raw quando arriverà su Netflix. Con Pat le palle, yes. Mentre ovviamente a SmackDown c'è Cole e Graves, la premiata ditta, manco a dirlo, è lì, è pronta, è bollente. Sentite, no, quello che ho detto prima è che Giovanni Vince NXT gasava, ha avuto anche una shot al titolo nordamericano ad Heat Wave 2022. Se qualcuno se lo vuole recuperare sul network o da qualche parte, c'è Giovanni Vince contro Carmelo, mi sembra proprio Carmelo, sì. Buon match, tra l'altro, me lo ricordo buono. Ha fatto anche qualcos'altro di decente, sempre come Giovanni Vinci, non come Fabian Aichner ancora a NXT. Quindi la gimmick penso sia la stessa, non credo accetterà lui l'Open Challenge. Vediamo, sarà sicuramente un heel, però dai, Sdrogo. Ok, dai. Direi che se non abbiamo altro da dire, ragazzi, noi vi abbiamo... Io avrei una richiesta per Max. Sì? Ma un video, una classifica sulle top 10 idee di merda di Vince Russo? Ma in generale io vorrei sempre fare un video sulla WCW del 2000, dove Vince Russo è uno dei più grandi protagonisti di quell'annata stellare. Prima o poi lo farò. E lo facciamo vedere, poi, no, poi dobbiamo fare i sottotitoli in inglese, lo facciamo vedere a Jim Cornette. Che bello, Max, dovresti fare tipo Mr. Beast che si fa i canali tutti per tutte le lingue. È vero, però per come sta finendo adesso l'impero di Mr. Beast, forse beh, no, meglio non ti sto dicendo di fare paro paro quello che ha fatto Mr. Beast. Sì, quello proprio no. Michael fa la transizione. No, più che altro tutte le truffe, robe così. Vabbè. Tutti i miti finiscono per cadere. Abbiamo capito questo. Le leakate di Discord, che tra l'altro io ve lo dico, appena verrà leakata la chat di Telegram, ci arrestano tutti. A proposito di Telegram, Pavel Durov, il CEO, arrestato in Francia. E andiamo. L'ho letto ieri. Questo perché? Perché? Perché l'hanno accusato di tutti i traffici. Madonna, non so parlare. Traffici. Sì, anche. Sì, raga, sono le 11, per favore. tutti i traffici illegali che girano su Telegram, che effettivamente sono un fottio. Sì, tanto. Volete sapere quanti capi d'accusa c'ha Pavel Durov? Vai. 18. Porca troia. 18 capi d'accusa, tra i quali diffusione di materiale pedopornografico. E andiamo. Sì, immancabile. Ma perché Telegram letteralmente, ragazzi, è il dark web, cioè si è andata abbastanza in fondo. Però vabbè, io non mi pronuncio in merito. No, a parte gli scherzi, Telegram è davvero un'app fuori ogni tipo di controllo. Cioè ci puoi comprare un po' di tutto, tra le altre cose. Esatto. Senza scendere troppo nei dettagli. Non specifichiamo cosa, ma dagli albori Telegram è sempre stata un'app molto da Far West. Quindi, però, questa è la storia di come sono arrivato qui. Eric con le loli. Che vuol dire Eric con le loli? No. Indovina. Cioè, Eric de Ganzierli, che ha fatto? No, ragazzi, state buoni, non fate robe, non fate robe. Ganzierli? No, mi devi dire qualcosa, Dino, non lo so. Dino, Ganzierli? Dino sa cose che noi non sappiamo e che non possiamo far sapere. Se è buono, ci denuncia. Ma no, collegato con Mr. Beast. Ah, capito.
Ok, poi Max chiederà conferma ad Eric, ci farà sapere. Ma sì, comunque, sì, assolutamente. Signore e signori, dicevo, a meno che qualcuno di voi non abbia altro da aggiungere, io direi che abbiamo snocciolato per bene tutti i pronostici, vi abbiamo fatto sapere i nostri pareri su quello che accadrà questo sabato a Bash in Berlin. E ragazzi, direi che possiamo salutarvi allora. Sì, devo specificare io, devo specificare sicuramente una cosa. No, denunciato da Eric, non so se ti fa la querela, come lo scopriamo. Gazzierli non ascolta lo Iepavi Podcast, poi magari su segnalazione di qualcuno vicino a lui un giorno riuscirà a ascoltare una live, tanto dura la metà del caffè, penso che in tempo ce l'ha. Anche meno, anche meno. Sì, è vero, anche meno, un'ora e mezzo effettivamente anche meno. Però, cioè, il caffè 3 ore e mezzo dura, no? 4-5 ore, arriveranno anche a 6-7 prima o poi. Porco cazzo, ero rimasto a 3 e mezzo. Qua la durata media nostra è 1 ora e 20, 1 ora e mezzo. Se non la sono live un po' più fruibili. È vero che poi il caffè si ascolta a spezzoni, per l'amor di Dio, però comunque. Venerdì 30 di agosto. Venerdì 3 di agosto alle 21:30, se tutto va bene, pronostici NXT No Mercy qui in live, ok? Con voi in chat diteci poi la vostra. Sta passando un motorino fuori, godo. Ho tutto chiuso, tutto serrato, sono al secondo piano, sento comunque il motorino benissimo, certo che lo sento perché fa schifo qua l'acustica, e 1 ora e mezza del caffè è solo sul Rampage. Mano, che culo, che culo. No, sentite, però a parte questa cosa di No Mercy, il punto è che Max ora, salvo ripensamenti, ovvero messaggi miei a rompergli i coglioni, ci risentiamo per un pezzo, perché ora dovresti tornare in teoria per Survivor Series. Non vuoi fare l'evento arabo? Se vuoi farlo, volentieri. Sì, facciamo, ma facciamo fra un jewel. No, allora, il punto è questo. Essendo in orario per noi europei comodo, ogni tanto abbiamo fatto anche l'Arabia. Ma non sempre. Gli europei sono fissi e i big four. E fin qui ci siamo. Però effettivamente possiamo includere gli arabi, sono 2 all'anno, nell'accordo non scritto. Allora, ma sì. Ma sì. Allora sì, allora Bad Blood, Clean, qua lo facciamo noi per cazzi nostri. Crown Jewel e le Series, di nuovo doppie, a novembre entrambi sono? Sì. Sì. Top. Doppietta novembrina con Maxi Soso 92, Crazy Shit, poi vi facciamo sapere... E però per Bad Blood le fa culo. Va bene, dai, basta. Abbiamo preso una. Quanto altro tempo? Madonna, ho preso 6 minuti, ragazzi. Quanto cazzo sono bravo a fare content. Mamma mia, mi faccio un autofellazio. Allora, di nuovo, congratulazioni a Max per i 100.000 iscritti. Grazie. Mi raccomando. Grazie mille. Se non l'avete fatto, fategli i complimenti. GG subito, perché è un traguardo che non è mai troppo capito quando si parla di wrestling in Italia, quanto è importante. Che non so a numeri se sei il terzo qua, non lo so, però il fatto che ci sei arrivato penso sia, ma lo sai meglio di me, monito di orgoglio mostruoso per aver trasformato, come hai detto tu, la passione. Magari non è il lavoro più redditizio della storia, ma cazzo, è un lavoro. Quindi, finché mi permette di pagare le bollette, va benissimo. Quindi allora, cioè, ci sono benissimo. Molti lavori meno redditizi dello YouTube, assolutamente. Infatti. Esatto. E anche molto, molto meno, perdonatemi, anche più faticosi di quello che faccio io, quindi è un guadagno assoluto quello che faccio. Non sottovalutiamo il processo creativo, lo stress mentale, dai. Ti chiedono se torni in live questo fine settimana. Non credo, mi sono preso tutto il mese per starmene un po' tranquillo, perché comunque quest'anno ho veramente tanto sofferto il caldo. Stato malissimo, quindi si torna a fare la live per Bash in Berlin, e poi con l'arrivo di settembre vedrò di tornare un po' più costante qua su Twitch.
Compreso, compreso. Abbiamo terminato lo Yepper. Ora si cuce la bocca, mi bevo un goccio d'acqua e lascio l'outro definitiva al mio caro amico Andrea Pirisi. Ciao ragazzi. No, scherzo ragazzi. Buonanotte a tutti. Mi ha messo in difficoltà perché l'outro l'ho già fatta tutta prima, quindi fate un salutino tutti. Federico. Ciao. Alla prossima. Ciao ragazzi.